Francesco Maio è arrivato anche il gol, ma insomma, è non solo oggi, una serie di partite in cui stai facendo veramente un grandissimo lavoro per la squadra, oggi premiato da gol e assist. Grazie mille, sì, ma più che l'aspetto personale l'importante è il gruppo. E sono molto contento che mi metto a disposizione della squadra perché è molto importante che arrivino i risultati, specialmente in questo momento. I risultati stanno arrivando e quindi bene così, sono contento per tutti. Marco Rizzacca, Rete 8. Buonasera Francesco, buonasera. A parte che alla vigilia vuole nascondere qualche insidia, anche in virtù del fatto che conoscevate già il risultato delle vostre più dirette inseguitrici, invece siete stati bravi a non fare le tre. Sì, diciamo che è un'arma a doppio taglio sempre vedere il risultato prima, però a noi non, diciamo, ne dobbiamo pensare a noi, guardiamo partita dopo partita ed era troppo importante fare bene. Semplice non è stato, perché comunque loro, a mio parere, sono una buonissima squadra e siamo stati bravi noi a trovare gol su episodi. Quindi siamo stati bravi, ripeto, e complimenti a Roma City perché secondo me ha fatto veramente una grande partita. Poi adesso ci godiamo il momento, cioè, e dobbiamo continuare così, con una grande umiltà e stop. Ti stai sacrificando tantissimo, lo dicevamo anche prima, insomma, è questo il tipo di gioco che tu prediligi fare o preferiresti insomma fare no, un gioco più da No, io diciamo che sono molto, riesco molto ad adattarmi. È normale che a una punta piacerebbe fare sempre tanti gol, è normale, però in questo momento c'è molto bisogno di fare il lavoro sporco, anche perché c'è Giambè che fa gol, quindi l'importante è che si vinca e chi segni non è un problema, l'importante è che si vinca perché la squadra viene prima di tutto. E infatti sono molto contento che oggi è rientrato Diego Allegretti, che è molto molto importante con noi, aspettiamo tutti gli altri ragazzi che sono fuori e vorrei fare un grande in bocca al lupo a Giambè, speriamo che non si sia fatto niente.